Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Styles che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì, dalle ore 22 fino alle 23 circa, conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Styles alla regia e vi aspettiamo su www.radiostyles.it. E ora si parte, via! E buonasera a tutti gli ascoltatori di RadioStyles.it ed è di nuovo giovedì, caro Styles. Ma quanto ci piace il giovedì? Perché, caro Styles, ci piace questo giorno? Per due motivi. Il primo perché secondo me, sento già l'odore del weekend, no? Questo è il classico giorno in cui si scollina e inizi a vedere un po' questo venerdì, fantomatico venerdì che tanto bramiamo all'inizio della settimana. E soprattutto carissimo, perché finalmente torniamo con Social Evolution. Ti è piaciuto questo preambolo iniziale, questa autopromozione che ho fatto? Questa sera, caro Styles, quindi cosa faremo? Andremo a conoscere chi si nasconde dietro le nostre pagine social preferite e anche più seguite della rete. Andremo in onda da adesso, ore 22 fino alle 23 circa, quindi insomma tenetevi forti che tra poco andremo a conoscere chi si nasconde dall'altro capo della rete. Chiudo qui il mio preambolo iniziale, caro Styles, ti passo la parola perché immagino che vorrei dare anche tu il ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Prego, Styles. Grazie, Luca. Un buonasera a tutto il condominio di Radio Styles. Io faccio la mia lista della spesa, caro Luca, oltre a dare un abbraccio virtuale a tutti quanti, insomma. Allora, come tutte le nostre dirette, andiamo a reti unificate, quindi siamo presenti questa sera su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgaredda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Modena Noi Radio sempre da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Ovviamente siamo presenti sulle web tv della pagina nostra di Facebook, Facebook, vero Luca? Su YouTube. E mi sembra, mi sembra che più che lista della spesa, mi sembravi molto più tipo Nando Martellini durante tipo la formazione dell'Italia nell'82. Zoff, Gentile. Vabbè, vai pure, scusami. Bene, mancava soltanto la web tv del sito radioscience.it e ricordo a tutti quanti che la chat è presente su tutti i siti del network delle nostre web radio. Quindi ovunque vi troviate ci scrivete, insomma siamo qui, vi leggiamo, quindi siamo attenti a quello che scrivete. Altra cosa importante, caro Luca, il crowdfunding. Mi raccomando, cari amici, andate sul nostro sito e andate a guardarvi insomma il nostro avviso, un bel video con la voce del carissimo Gianluca Mancuso, tutto montato ovviamente da Luca, vero Luca? L'hai montato tu il video. Campione del mondo, scusa, ero rimasto Nando Martellini. Senti, scusami, ti ho interrotto. Crowdfunding, esatto, è partita questa campagna di raccolta fondi di Radio Styles al fine appunto di sostenere la metà delle spese derivanti appunto dalla costituzione di una società con la quale appunto intendiamo ancora fare ancora più cose di quelle che già stiamo facendo e già sta facendo Styles e tutta la truppa. Ovviamente le trasmissioni sono diventate tante, forse anche troppe, e ci fa piacere questo perché sono aumentati anche chiaramente gli ascoltatori, sono aumentate le interazioni col pubblico, però chiaramente adesso c'è bisogno di qualche struttura e quindi da questo punto di vista siamo partiti con questa iniziativa di crowdfunding. Trovate comunque tutti i riferimenti sia sul sito web radiostyles.it sia sulla pagina Facebook, scusate, di Radio Styles. Io direi, caro Styles, però che sono già 7-8 minuti che stiamo parlando, io così ti inviterei a introdurre l'ospite, che dici? Posso? Ma no, vai tranquillo, caro Luca, ti stavo appunto girando la palla, come si suona? La frittata mi no, stai la girando. Palla, perché insomma come Nando Martellini, come hai detto prima, insomma, ti potevo passare solo la palla, vai. Va benissimo, allora come
Avete notato, la settimana scorsa non siamo andati in onda perché il sottoscritto era mezzo desaparecido, ero sparito. Questa sera invece torniamo alla stragrande, in quanto abbiamo una pagina social che oltre che essere molto seguita, tratta argomenti che in queste puntate, se ci avete seguito dall'inizio, qui su Social Evolution, non avevamo mai trattato certi argomenti. Ma di cosa stiamo parlando? Ciao David, come stai? Ciao Luca, tutto bene? Grazie. Allora, carissimo, come dicevamo, è una pagina che tratta argomenti che noi qui su Social Evolution, su Radio Science, non avevamo ancora toccato, nel senso che abbiamo avuto pagine, amministratori di pagine social tra le più disparate, o argomenti di ogni natura, senza che mi vada a soffermare troppo su ogni singola tematica. E oggi invece parliamo di che cosa? Della tua pagina, che come si chiama la tua pagina? Storie Zen. Storie Zen, che appunto già questo nome ci dà un'indicazione in qualche modo di cosa vai. La prima cosa che mi è venuta in mente quando ti ho trovato. Poi chiaramente ti ho scritto e quant'altro, qualcosa appunto di legato allo Zen, quindi anche buddismo, non so che altro. Prima cosa, sei buddista? No, sono ateo. Sei ateo? Sono Ok, no, questa ateo, sono ateo. nel Diciamo che fuori onda. dello Zen, sì, dello Zen è più l'aspetto psicologico che è interessante, che è l'aspetto spirituale, secondo me, diciamo. Poi comunque rispetto molto il buddismo e, diciamo, sono belli, sono molto interessanti anche i loro tipi di rituali, diciamo. Sì. È interessante sia dalla parte rituale che dalla parte psicologica. Io diciamo che mi occupo più della parte psicologica, quella più concreta. Ok, Diciamo, sì. se no scusi, ti ho interrotto, stavi dicendo? No, no, ho finito. Allora, da questo punto di vista, io guarda, adesso voglio fare un po' il sapientino. Sì. No, quando ho trovato la tua pagina mi sono soffermato molto su quello che c'era, ma proprio perché mi piace personalmente l'aspetto zen, soprattutto nel tuo caso, addirittura quando tu dici che ti soffermi più sulla parte psicologica. E a tal proposito, io qualche tempo fa mi consigliarono un libro, adesso dico una cosa che magari non c'entra nulla, però io la dico, poi dopo mi mangerò le mani. Mi consigliarono un libro di Alan Watts che era appunto La via dello Zen, quello letto tutto d'un fiato, è stato molto interessante. Non so se ti è capitato di leggere anche te questo testo, oppure se è una chicca Non mi che... è capitato ancora di leggerlo. Diciamo, mi ha aperto un po' di... mi ha aperto la testa, no, da Sì. questo punto di vista. Mi aprive a dire la verità la testa ancora prima chi me lo consigliò, ti dico la verità. Però adesso basta parlare di me, stiamo parlando di te e della tua pagina. Quando nasce questa pagina? È nata nel 2008-2009 più o meno, un'idea nata da me e una mia amica. Abbiamo deciso di aprire questa pagina per dare un po' l'opportunità anche agli italiani di contemplare un po' lo Zen o un pensiero alternativo. E ti dico una cosa, vado a memoria, Saiuz, correggimi se sbaglio, ma direi che sia al momento la pagina più longeva che abbiamo avuto qui ospite questa sera, secondo me, perché sì, sono 9 anni, 7-8, no, sì, 8-9 anni, quindi tanta roba, nel senso che anche come, sai, quando si parla di Facebook si parla sempre di ciò che c'è oggi, no? Non si parla mai di... diciamo che molte pagine sono nate 6 mesi fa, un anno fa, tanto successo, però sicuramente non è detto che queste pagine rimangano attive nei prossimi anni, mentre voi state dimostrando, zitti zitti, di insomma, trattare un argomento che vi piace così tanto che lo state trattando da tanti anni, quindi anche come costanza, ecco, da questo punto di vista vi faccio onore. Uso il plurale, ho detto vi faccio onore, ma alla fine in quanti siete a gestire questa pagina? Adesso sono rimasto solo io, però nel corso degli anni è stata gestita anche da altre persone, proprio perché io non potevo e le ringrazio veramente tantissimo, tutte quante. Sono state più o meno 6-7 persone, hanno fatto un ottimo lavoro, sono rimasti umili, non hanno mai esagerato, diciamo, non hanno mai fatto nessun tipo di comizio, ma hanno dato modo a chi seguiva questa pagina di poter contemplare, ecco, pensieri più profondi. Beh, bella Adesso sta sì, cosa.
Vabbè, bella sta cosa. Perché comunque stai dando anche comunque giustamente anche merito a chi ti ha dato una mano in questo percorso, che effettivamente è un percorso. Ti faccio subito una domanda che viene dalla chat. La chat è questa qui, quella su radiosites.it. Federico ci scrive: buonasera a tutti, cosa tratta di preciso la pagina? Intanto faccio do il ben ritrovato anche a Federico, che è il nostro assiduo ascoltatore. Ciao Fede, niente, David, ti passo questa domanda: cosa tratta di preciso la pagina? Ecco, bella domanda, perché è difficile anche Sì, boh. rispondere, forse, o no? Diciamo che l'idea ho cercato già di darla già prima, è il fatto proprio che si può dare l'opportunità a persone cioè a chi segue la pagina, di poter osservare la vita da punti di vista più tecnici. So che non è facile, perché qua bisogna riuscire a collegare la parte spirituale che è intangibile a una parte materiale che è più concreta. Questo, diciamo, è lo scopo della pagina. E abbiamo tutti un cervello che è una macchina potentissima, e penso che ognuno a modo suo ha il proprio modo di riuscire a collegare la propria spiritualità alla parte materiale della vita, che in sé penso che Sì. sia quello che ognuno sta cercando di fare a proprio modo, dar voce di se stesso, dar modo di dare espressione alla propria coscienza, ciò che vorrebbe dire. Però sappiamo tutti che è molto difficile, visto come sta andando la società ultimamente. Esatto, infatti diciamo che nonostante stiamo parlando di qualcosa che ha secoli di storia, rapportarlo ai giorni nostri è forse è quella la vera sfida che difatti poi non è affatto facile, perché effettivamente viviamo in un mondo che al di là della frenesia, ma siamo veramente sempre collegati, no? Collegati anche mentalmente, al di là che con i vari smartphone. Quindi comunque dal punto di vista del vivere la vita in un certo modo non è sempre così semplice. Comunque abbiamo dato un pochino, anzi hai dato un pochino un'infarinatura di cosa fate su questa, e cosa fai anzi adesso su questa pagina. E adesso ci andremo un pochino anche ad approfondire qualche tema in più. Passo però la palla al caro Saiuzzolo, che manda il primo stacco musicale, visto che sono già le 22:15. E questa sera, caro Davide, ascolteremo un'artista. Lei si chiama Lia James, un'artista che sai, ci ha scovato in quel mare magnum di musiche, in quel contenitore enorme che è jamendo.com. Jamendo.com, che appunto è una piattaforma dove è presente la licenza Creative Commons, una licenza disponibile, scusa, fruibile a tutti. Quindi ci dà la possibilità, insomma, di far conoscere e condividere tutti i brani al suo interno. Detto questo, ascoltiamo il brano di Lia James con Stranger. Che bella pronuncia, Saiuz. Una Bellissima pronuncia. proprio. Ti piace, ecco, Stranger. Stranger, Abbiamo parla mangiato il brano. otto consonanti. Va bene. Down on the street, they don't know a thing about how I feel. My heart in a corner and watch fireflies in my mind, just as you take off your shirt. Oh, and I like you. We should be careful with love, it comes.
cup of coffee, one last cigarette, and it's the end. And we can play again, see who's gonna win, who's got a quiet heart, and who's the one lying. I only love you on strange days. E ritorniamo in diretta sempre su radiosites.it, sempre con Social Evolution. Questa sera stiamo iniziando un po' a conoscere, a scoprire questa pagina di David che è Storie Zen, una pagina che effettivamente ha tanto da offrire, non solo per quello che riguarda lo Zen, ma adesso ci arriviamo subito. Abbiamo già dato un po' di spazio e voce anche alla chat. Spero che il brano vi sia piaciuto di Leah James, un brano che, come dicevo, è stato selezionato dal grande grosso site secondo i suoi criteri che tuttora mi sono sconosciuti, dopo tanti anni ancora non conosco. Torniamo con David. Caro David, allora, ci stai un pochino raccontando, ci hai dato un'infarinatura appunto di come è nata la pagina, che è nata anche un po' di anni fa, tra l'altro, quindi è una delle pagine più longeve su Facebook italiano, credo, perché ridendo e scherzando, io penso che nel 2008 forse mi sono iscritto, ecco, su Facebook in quell'anno, in quel periodo perlomeno. Avete sentito questa esigenza di mettere nero su bianco, diciamo così, anzi di condividere, meglio ancora, che cosa? Esperienze, punti di vista, così andiamo un pochino più nel dettaglio. Sì, diciamo che all'inizio eravamo un po' più su una fase hippie, se così si può dire, e quindi cercavamo più che altro questi aforismi spirituali, più che altro del Buddha. Don Miguel Ruiz, che è uno sciamano tolteca del Messico, fantastici i suoi libri come la padronanza dell'amore o i quattro accordi, che nonostante sono molto spirituali riescono comunque a descrivere una parte tecnica, un po' più tecnica, sì. Non sono ai livelli di Freud o Jung ovviamente, però danno comunque un anello di congiunzione, ecco, tra lo spirituale e la materia, ci si può, sì, fare un'idea con loro. E noi siamo partiti più o meno, cioè siamo partiti da quel punto di vista, e man mano che ci evolvevamo noi, si è evoluta anche la pagina, diciamo, adesso sì. Vai pure. Diciamo, se adesso si va indietro nella pagina e si vanno a osservare i primi link rispetto a quelli di adesso, penso che si possa vedere una certa differenza. Quindi chiaramente in questi anni c'è anche una bella evoluzione, se vogliamo, nel senso che al di là dei collaboratori che sono cambiati poi anche, però adesso per dire, io chiaramente mi riferisco soprattutto ai post, gli ultimi post, perché sono quelli un pochino più in evidenza. Effettivamente è bello denso di aforismi, di tante cose interessanti, non solo appunto, cioè che sono veramente a 360 gradi, perché è una di quelle pagine, questa qui, che sarà per la sua età, sarà perché comunque non vi siete mai fermati, perché se, correggimi se sbaglio, voi da quell'anno lì in avanti quasi tutti i giorni, magari non tutti i giorni, ma diciamo settimanalmente, avete sempre riempito di contenuti questa pagina. È ovvio che avete trattato tanti argomenti. C'è anche quasi il rischio di poi, come ti posso dire, riproporre qualcosa che avete già postato qualche anno prima, paradossalmente, talmente che siete impiti da tanto. A proposito di collaboratori, sempre dalla chat, Federico ci chiede se cerchi collaboratori. Effettivamente sei da solo, quindi chi lo sa se li cerchi?
Diciamo sì e no. Più avanti penso di sì comunque, perché se vedo che la pagina comunque sta andando sono veramente tanti fan, non mi aspettavo così tante persone. Dipende un po' anche come andrà la mia vita, diciamo, se io vedo che non avrò più modo di stare dietro la pagina, penso che la passerò sì a qualcuno. Ah beh, sì, diciamo che più che magari, cioè, comunque la tua creatura, no? Quindi passarla, magari ecco, farsi Lì bisogna aiutare, forse. passare, sì, Esatto. ci vuole un'iniziazione, ecco, Ah perché un po' sì, ci però. tengo questa pagina, sì, bisogna superare Effettivamente vari test. non è una gran selezione. Senti, prima appunto dicevi che non ti aspettavi neanche tu tutti questi numeri. Sì, effettivamente sono tanti, siamo a 6 cifre, quindi quando si arriva a questi numeri, ah, cioè, giusto, non abbiamo detto quanti like sei arrivato, più o meno. Aspetta che guardo, dovrà essere intorno ai 120.000 comunque. Sì, più o meno intorno ai Esattamente, 120.000. esatto, Sì. 122.000 e rotti, 122.648. diciamo che se senti, lo sai anche Sajus che fa. In quel momento stavo guardando la tua pagina e in quel momento ti ha dato. Quindi sì, diciamo, più di 122.000 like sono veramente un bel numero. Un anche bel perché numero. Luca, scusami, io volevo chiedere una cosa, se mi è permesso, dopo, insomma, Ti quando è vuoi, permesso, dai, umilmente prego. vorrei entrare perché A ho gamba trovato una tesa. cosa che mi stona un attimo in questa pagina, Storie Zen. Una pagina di un diario, di frammenti di diario intime di Henri Frédéric Amiel. Come mai hai messo quello? Le masse saranno sempre al di sotto della media, inizia così questa pagina. È molto profetico. Come aforisma, diciamo, io stavo cercando qualcosa su Albert Camus, che non c'entra proprio niente, perché recentemente ho iniziato a leggere questo libro che mi hanno consigliato, La morte felice, e stavo cercando qualche suo aforisma e mi è saltato fuori su Google questa immagine di questo personaggio, Frederick, che personalmente non ho la minima idea di chi sia questa persona. Però ho trovato quelle parole veramente molto profetiche e in effetti cioè, ho guardato anche i vari like, le varie condivisioni da parte dei fan e anche loro l'hanno trovato molto, molto interessante. Ma anche Diciamo, se si vanno a perché vedere le condivisioni, poi ovviamente c'è sempre qualcuno che, tra virgolette, deve un po' rompere le scatole, però va bene, diciamo, ognuno è libero di esprimere il giudizio che vuole a riguardo. sì, e ti chiedo una cosa a proposito di scusami, sai se vuole dire Sì, no, qualcos'altro o. no, perché appunto a questa pagina qui, no? Perché leggendo un po' c'è stato un tuo fan, no, che dice che più che Storie Zen, qui mi sembra di leggere il negativo più negativo che esiste. Però c'è un altro tuo fan, non faccio i nomi ovviamente, perché le persone che possono andare tranquillamente su Storie Zen e andarsela a leggere, insomma, che dice che non è vero, non è un pensiero nazista. Ah sì, ok, fantastico. Cioè, farei un applauso a questa persona. Basta comunque che vai a vedere la pagina e ti accorgi se chi la gestisce è un nazista oppure no, sai, ti Certo, fai anche beh, un'idea. ovviamente, no, per questo. No, vorrei che Cioè, mettessi, è anche insomma. un'accusa mica da ridere, No, per diciamo, questo una te l'ho cosa del detto. genere. Per questo te l'ho detto, perché chi legge la pagina e la prima cosa che ti capita andando sulla pagina adesso è proprio questo, no? Questo post che guarda, almeno mi è capitato subito questo post qua sotto gli occhi, no? Perché la bella immagine grande diciamo, che hai messo di questa pagina del libro, di questi frammenti di diario intimo, per questo, insomma, ok, hai risposto esaurientemente alla mia domanda, ti ringrazio. Ah, ok, Molto perfetto. bene, sai, oggi sei entrato a gamba tesa, mentre sono io che ti do la parola, stavolta te la sei presa tu. No, ma Va beh, ero lì che bene. fremevo, chiedo scusa. Ah, eri lì che fremevi. Va bene, dai, scherzo. E a proposito, mi collega a quello che ha detto il grande grosso Sides, David. Ma com'è questo rapporto con i fan, al di là chiaramente dell'ultimo post, ma generalmente come si Bellissimo. rapportano? Quindi. Veramente bene, sono veramente educati. Questo è da dire, raramente qualcuno si lamenta.
Quindi diciamo che non sei una di quelle pagine un po' soggetta ad attacchi di, come si chiamano, haters, cioè quelli che odiano. No, ma anche perché io non voglio mettere nessuno contro nessuno, quindi non vedo perché devono venirmi a rompere le scatole, non sono qua a far del male a nessuno. Infatti, e beh, c'è da dire anche che, insomma, cavolo, Storie Zen, andare a rompere le scatole a una pagina che si chiama Storie Zen è come sparare sulla Croce Rossa, cioè, dai, non si può, no, nel senso che alla fine una delle cose che ho imparato da questa persona che mi diede un insegnamento, ci diede, perché però avevamo un gruppo di persone, no, tutto scorre, quindi alla fine... una delle mie visioni appunto della vita è proprio quella del più che vivi e lascia vivere è che comunque tutto è come un fiume, no? Che scorre e va avanti, quindi mi piace sempre pensare questa cosa della vita, che la ricollega molto al pensiero zen. Parlando invece del pensiero zen inteso come religione, tu mi dicevi nel fuori onda o in onda, non ricordo più, che di fatti tu non sei buddista per nulla, anzi, no, a te no, piace proprio il pensiero sotto più l'aspetto psicologico, esatto, giusto? sì. Diciamo il Buddha è fantastico, è una Jung lo definirebbe un archetipo, diciamo, perché è Sì. un distributore di comportamenti di coscienza umani. Esatto, sì. Sì, è un grande, cioè, tanto Buddha quanto Gesù come rappresentazioni di esseri umani sono bellissime tutte e due, però non sono né buddista né cristiano. Ok, perfetto. E oggi la chat è bella attiva. Ti giro un'altra domanda della chat che ci chiedono: qualche aneddoto curioso c'è stato? Come? E qualche curiosità sulla pagina, cioè qualche evento curioso c'è stato? La pagina, qualche evento Tipo, non so, curioso. qualche messaggio dei fan particolari, qualcuno che magari ti ha condiviso qualche momento. Non che io ricordo perché ho avuto veramente pochissime interazioni con i fan. Probabilmente sono stati più i vecchi amministratori che hanno avuto modo di Sì, di diciamo che non. coinvolgersi, ecco, di coinvolgersi con i fan. Io sono sempre stato un po' dietro le quinte, vedevo dei commenti, belli e brutti che siano, però lascio libertà di interpretazione, ognuno è libero di pensare come vuole. Bella, bella questa cosa che comunque, cioè non più che bella, è particolare, che comunque tutti tiene un pochino, non dico sopra le parti, ma un po' estraniato, se vogliamo, da eventuali interazioni, se vogliamo, proprio con i fan o comunque con i messaggi. Adesso però come fai che sei tu l'unico amministratore della pagina quando ti scrivono? Perché non puoi mica ignorarli. Non posso neanche stare dietro a tutti quanti. Lascio che anche quella ragazza, diciamo, che ha fatto quel commento nazista, comunque sono venuti altri fan in mia difesa, cioè hanno difeso comunque il post, sono stati cioè solamente lei ha avuto quel pensiero negativo e anche l'altro signore riguardo al suo Sì, giudizio sulla pagina, ecco, sì. Sì, che è un beh, po' quindi diciamo negativo. che hai questo, diciamo, questo muro questa difesa, ecco, di fan che comunque è bella presente, ci piace. Tra l'altro, non l'abbiamo detto, ma penso si fosse capito, a ogni post c'è comunque un'interazione anche solo di like, al di là dei commenti, che è veramente notevole, quindi questo sicuramente fa onore a ciò che pubblichi, perché adesso sei solo tu, non posso usare il plurale. Beh, insomma, dai, ci piace. Una cosa che questa sera, per chi ci stesse guardando sulla diretta di YouTube o Facebook, vedono che tu appunto hai questa immagine. Di questo uccellino sulla chitarra, ma raccontami un pochino di questa immagine, come nasce. Questo è il logo di Woodstock. Sì, Woodstock, beh, penso che è esatto, abbastanza sì, famoso. è abbastanza Abbastanza rinomato. famoso, sì. Ne ho sentito Si è parlare. sentito parlare. C'è un aneddoto molto interessante riguardo a Woodstock, è il fatto che, se non sbaglio, è stato aperto da un guru indiano e ha avuto diversi momenti per parlare. E uno di questi
in uno di questi momenti ha detto una cosa veramente fantastica, che se gli indiani potessero vedere ciò che stava accadendo in quel momento, non avrebbero potuto credere i loro occhi, perché era come una manifestazione della spiritualità orientale in Occidente. È stato come il primo grande esercito spirituale in Occidente. Mai successa una cosa del genere. Consiglio a tutti di guardare il documentario, che dura 3 ore e passa, ma ne vale veramente la pena. Sì, anche perché, ragazzi, è stato ma anche è vero questo esercito, ma poi anche il periodo, no? Comunque c'è stato magari oggi anche organizzare una cosa così forse potrebbe essere quasi più semplice, ma lì stiamo parlando veramente del 69, quindi cioè, ragazzi, si va anche indietro negli anni, no? È stata qualcosa di fenomenale. No, mi piaceva, infatti io facevo il finto tonto, conoscevo benissimo il logo, però effettivamente era singolare, ma neanche più di tanto il fatto che appunto tu l'avessi messo come immagine questa sera, ok, e tra l'altro poi rappresenta anche sull'immagine dell'evento, eccetera. Caro Saiuzzolo, generalmente a questo punto io ti passo sempre la parola, ma te la sei già presa, quindi no, ma la sono presa e me la riprendo, perché no. Ancora c'è da dire una cosa, insomma, sta facendo, perché ho letto che ci sono due post, una è un'immagine, dove si può leggere sull'immagine che le persone esistono per essere amate, gli oggetti esistono per essere usati, e quindi il mondo è nel caos perché queste due cose sono invertite. Questo è fantastico. Ah, sì, cosa. Sì, questo è famoso, sì, questo è fantastico, esatto. Questo però è fantastico. L'altro che mi è piaciuto che ha messo è l'intervista del 69 con sottotitolo italiano a Lennon. Bellissimo. Fantastica, sì, sì, veramente bella. È molto bella, ma anche per quello che tu hai messo nello scritto, cioè hai messo una parte dell'intervista, mi sbaglio? Sì, sì. Guarda, vado a rivedere così almeno rilego. Dice, anche la prepotenza del sistema sa come maltrattare la gente, hanno eserciti ed armi. L'errore è che i bambini hanno iniziato a fare i loro giochi di violenza, sanno come si fa ad essere violenti, sono stati allevati nella violenza per 2000 anni. E nessuno può dirmi che la violenza sia l'unica strada dopo tutto questo tempo. Questa inizia la parte dell'intervista, giusto? È una parte dell'intervista, sì. Non penso che era la parte iniziale, però è... No, ma penso che sia... Sì. È bellissima questa cosa qui. Non ho capito però la domanda. No, non era la mia, era più un'affermazione che una domanda. No, devi capire che Saiz ha questo neurone che gira, no? Quindi riparte carico con la domanda, poi si perde e poi inizia a fare apprezzamenti e poi si addormenta. Cioè, è una cosa, è fatto così. No, quindi, dato che c'ha una certa età, è anziano. Oggi addirittura ne ha fatti 2 di interventi, quindi ragazzi, adesso dobbiamo dare l'ossigeno perché non ce la farà più fino a fine puntata. Senti, parlando di Lennon, abbiamo parlato di in qualche modo Woodstock, eccetera, ma tu che musica ascolti, David, di Story Zen, che musica ascolta? Tipo roba New Age oppure ti piacciono i grandi classici? Anche musica New Age mi capita, cioè, più che New Age, la classica. Mi piace ascoltare Mozart perché aiuta molto nello studio. È una musica di tipo alfa, quindi stimola l'energia alfa, l'energia attiva, diciamo, della mente. Molto particolare Mozart, però sì, ovviamente non posso non nominare i Beatles, grandissimi, i Pink Floyd, gli Who, che recentemente sono andato a vedere ad Assago al Forum, c'è stato un loro concerto. Sì, una cosa fantastica. Roger Daltrey c'ha ancora una voce, nonostante l'età. Nonostante l'età, veramente è in piena forma. E tanti altri, Bob Marley, che ultimamente ascolto già di meno, però fantastico anche lui. Led Zeppelin, e così via. Questo genere di musica. Sì, diciamo però, vabbè, che... devo.
Devo anche aggiungere una cosa. Sì. Negli anni 90 comunque andavo al number one a Brescia e ascoltavo la musica da discoteca e l'hardcore, la Sì, techno l'hardcore ci andava hardcore. nel Sì. number one in quegli anni, infatti. E cioè, sì, beh, c'è da dire che tutti noi, no, abbiamo il nostro percorso. Adesso non abbiamo detto quanti anni hai, non so se lo vuoi dire, ma sì, dai, diciamolo, che così diamo l'idea 35, anche. ottobre Ok, 35. 35, quindi ti colloqui con la fascia d'età che non sei. Non sei un giovane, cioè giovanissimo, sei giovane, che lo so. Non sei un giovanissimo che magari molte cose non le ha vissute pienamente, eccetera, e non sei neanche uno troppo avanti con gli anni, che magari ha perso anche, magari, se vogliamo, quella freschezza e quant'altro. Quindi, da questo punto di vista, è, se vogliamo, anche l'età migliore. Adesso lo dico anche perché, come ti dicevo nel fuori onda, siamo quasi coetanei, quindi in qualche modo lo sento. Senti, una cosa mi ha fatto pensare mentre stavi parlando di Mozart, parlai appunto dello studio che aiuta, senza entrare troppo magari nel merito di ciò che fai nella tua vita privata, ci mancherebbe. No, la cosa interessante invece era che comunque ti documenti molto. Perché comunque al di là di ciò che c'è sulla pagina, ma anche ciò che c'è nella tua vita privata, adesso per dire, ci stavi dicendo come Mozart aiuti dal punto di vista Sì. dello studio. Mi sembra uno anche molto curioso, no? Ogni volta mi dà l'impressione che tipo ogni volta che c'è qualcosa che ti sfugge, ti devi andare vai su Google a scoprire o Wikipedia, non so che altro, per conoscere, o sbaglio, o è una mia idea. Diciamo che non sbagli, sì e no. Dipende, dipende anche cos'è che sto cercando. Comunque sì, mi piace documentarmi, mi piace informarmi, mi piace avere le idee chiare, anche perché affrontare una conversazione ai giorni d'ostri relativi a certi temi non è facile, perché poi subentra sempre il moralista. Il Sì. moralista sì, è quello che ha rotto le scatole, cioè da 2000 anni e basta, veramente. Sì. Non Solo si che fa sì, parlare. solo che poi si è amplificato con i social, no? Con il Sì, mondo social si è infatti. amplificata questa figura. Veramente, ci vorrebbe Schopenhauer, non so se avete mai avuto modo di approfondirlo, di approfondire il Raccontaci, pensiero racconta. di Schopenhauer. È veramente particolare perché è un filosofo, ma è più un politico, un critico, e ha criticato tutti i comportamenti della società, li ha veramente distrutti. Sono tante le cose. C'è un libro che consiglierei di leggere di lui, che è L'arte di insultare. Sì, ma questa magari è una di quelle cose che tanto l'ho già sentito, non l'ho mai letto, però, quindi questa cosa credo che rientra nei miei prossimi acquisti. Sì, è un libricino piccolo. Diciamo che parla male di tutto, però lo fa con coscienza. È come una coscienza arrabbiata, ecco, che ha bisogno di essere ascoltata. Questo è Schopenhauer, se così si può dire. Perfetto, senti, oh cavolo, perché adesso vedi, ero rapito dalle tue parole, ma non guardavo l'orario, e nella cuffia sentivo Saiz che mi sparava insulti perché dobbiamo andare al secondo brano di questa sera, che difatti abbiamo mandato solo un brano, che è la puntata con meno brani in assoluto questa, ma perché effettivamente siamo anche molto, come dicevo prima, rapiti proprio da quello che ci stai raccontando. Continuiamo con l'artista. Con questa artista pescata da Jamendo.com, lei è sempre Lia James. Il brano è Grow Up Kids. Che cosa ho detto? Non lo so, caro Saiz, parti subito col brano. Partita! I don't really know who we are anymore. We're falling out of love with this city and soul. Close, trains to our own cities, we run.
22:45, avete appena ascoltato Lia James con questo secondo estratto. È un artista, questa qui, che sta riscuotendo, pare, così mi dicono, così vedo dai numeri, un certo successo. Ha un bel po' di download e di ascolti su jamendo.com, considerando che le prime pubblicazioni sono venute un mese fa, quindi diciamo è una roba recentissima, sta andando molto forte. Quindi la ascolterete chiaramente anche nella normale programmazione di radiosites.it. Chiudo questa parentesi musicale. Caro David, siamo veramente ai sgoccioli, se vogliamo, ai titoli di coda di questa puntata. Ci hai raccontato un bel po' di roba, siamo passati da un argomento all'altro, siamo partiti dallo zen visti in maniera un po' psicologica, abbiamo parlato della tua pagina, abbiamo parlato dei posti, di aforismi, di quante persone ci lavorano, dei numeri che hai, che sono vera che avete, insomma, uso plurale, singolare, uguale, dei numeri che hai, che sono veramente importanti, e poi siamo andate a toccare musiche, hai parlato anzi di Schopenhauer, c'è stato veramente di, ce n'è stato di ogni, il tutto ovviamente condito anche dalla chat, la chat che, a proposito, non si è fermata mai, vedo che sta continuando a scrivere. Un anonimo ci scrive, tra l'altro ci dà anche una curiosità, ti ricordi che prima abbiamo parlato di Woodstock, ci furono anche due nascite durante il festival di Woodstock. Poi ci chiede quanti anni hai, ma gli abbiamo risposto che hai 35 anni, e dice che dalla voce sembri decisamente più giovane, sempre lo stesso anonimo. E infine ci chiede proprio un istante fa, che cosa ti aspetti al futuro? E questa è una bella domanda, caro David. Nel senso, guarda, che io la voglio estendere, allargare un attimo. Più che cosa ti aspetti al futuro, ti chiedo cosa si aspetta David come persona, se lo vuoi dire chiaramente, per non andare troppo a toccare la tua sfera personale, ma soprattutto cosa ti aspetti dalla pagina. Dove vuoi arrivare? Sinceramente non ho nessuna aspettativa, diciamo, riguardo alla mia pagina. Continuerò a gestirla come sto facendo. Per quanto riguarda la vita, posso dirti, l'altro giorno che mi hanno citofonato, rispondo e mi chiedono, noi stiamo facendo un'intervista e vogliamo sapere lei che cosa ne pensa, se l'umanità si salverà. Io chiedo, sì, vi faccio, siete testimoni di Geova? E in effetti sì, erano testimoni di Geova. Cioè, nel senso della serie, scusa, che scolatifi, ma secondo te l'umanità si salverà? Cioè, esatto, una cosa così, sì. Ho capito. In effetti, poi li ho salutati con molta gentilezza, e poi mi ha comunque fatto pensare questa domanda. Non è che capita tutti i giorni che qualcuno ti chiede cosa ti aspetti. Ma come? A me è sempre, io vado a fare la spesa, no? E tutta la volta alla cassa mi dico, ma secondo te l'umanità, cioè è una cosa proprio che, e poi mi dice, ma... c'è lì punti fragola, c'è roba così, sì. Che... tra chi siamo e dove andremo ci sono comunque le varie offerte, i vari spazi pubblicitari. È giusto. Penso che dipenda da noi, il tutto sta un po' nel cercare di dare più una comprensione alla molteplicità, a questo uno nel molteplice, questa grande coscienza che ha modo di esprimersi attraverso tutti noi, diciamo la voce della natura che è in ognuno di noi. Ci sono molti particolari che ci accomunano, e penso che siano proprio questi particolari che dovremo cercare in maniera un po' più scrupolosa, un po' meno morale e un po' più di curiosità, anche perché è anche bello conoscersi, sì? Conoscere qualcosa in più della propria mente, delle proprie potenzialità, e poi ci saranno tante sorprese, ma questo spetta al singolo, all'individuale, certo. Sì, sì. No. Esatto, e pensando a quello che stai dicendo, come si colloca, come può essere d'aiuto, oppure al contrario può essere un problema, oggi il mondo social, inteso come Facebook, Twitter, Instagram e tutti quelli che vuoi, nel senso che, partendo da ciò che stavi dicendo tu un istante fa, una piattaforma come Facebook può essere d'aiuto, o al contrario forse tira fuori il peggio di noi? No, io penso che sia veramente d'aiuto, perché internet è l'alternativa alla televisione, ok? La televisione, c'è pochissima scelta,
Invece internet hai la possibilità di osservare, di cercare, di non fermarti solamente a quello che ti viene detto nella televisione, ma puoi andare a confutare, ad analizzare, a scoprire. E sono cambiati i tempi. Cioè, ai miei tempi noi credevamo ancora a quello che in sé che ci dicevano i nostri genitori. Adesso tutto è cambiato, cioè, non si sa più dove siamo, ma. Esatto, e per quello che riguarda più che, perché internet, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro, è la finestra sul mondo, è la porta sul mondo. Per quello, volendo un pochino prendere una diramazione diversa in questa chiacchierata, faccio un po' il semiserio, ma ormai mi sono abituato a questo punto della puntata, ci metto qualcosa di semiserio anche io. Cosa ne pensi invece visto che comunque tu hai una pagina Facebook, quindi da tanti anni, quindi hai visto anche, se vogliamo, hai visto anche come forse sono cambiati anche come sono cambiate in questi anni le persone, come si rapportavano le persone nei confronti della pagina e soprattutto quello che scrivevano e quant'altro. Come vedi il mondo social oggi, no? Social unito chiaramente a questo mezzo che è lo smartphone piuttosto che il tablet, perché per come la vedo io vedo che effettivamente c'è quasi un abuso, se vogliamo, un uso eccessivo, talvolta veramente privo di un senso logico, se vogliamo, che è chiaro che tutto ciò che il troppo stroppio, no? Se vogliamo dire, utilizzare questo termine. Però, nel tuo punto di vista, qual è a riguardo? Riguardo a tutti i giovani che sono sempre in giro con lo smartphone, non posso giudicare perché se i giovani si comportano in questa maniera c'è un motivo. Cioè, normalmente siamo abituati a incolpare i giovani di tutto e invece si tiene poco conto dell'istruzione che viene data ai giovani. Sai, gli vengono date solamente un certo tipo di informazioni e poi ci si meraviglia che in futuro non riescono ad avere abbastanza fiducia in se stessi per poter ottenere la propria individualità e poter gestire le proprie responsabilità. Quindi penso che bisogna, prima di incolpare i giovani e chiedersi perché si comportano così, dobbiamo chiederci chi sono i loro genitori, come sono stati educati, quante responsabilità hanno avuto i genitori verso i propri figli? Queste, diciamo, sono Sì, la mia idea a riguardo. Non riesco a esporre un giudizio, perché no, sennò dovrei più che altro stereotipare. certo. No, però hai fatto un bell'intervento. Mi è piaciuto la tua risposta. Allora, caro, ho usato questa parola caro, ne ho abusato, come si dice. David, come hai visto, in questa chiacchierata abbiamo raccontato po' di cose, cioè hai raccontato anzi un po' di cose. Ormai siamo giunti quasi alla fine della diretta, e quindi, come tu avevi anticipato il fuori onda, ormai è consuetudine che l'ospite consigli una pagina Facebook che segue, che gli piace o non so che altro, la quale chiaramente verrà contattata dal sottoscritto che, come ho fatto con te, insomma, inviterò qui in diretta con noi, chiaramente infilerò in mezzo alle date del calendario. Quindi no, lo dico già per gli ascoltatori, non so quando porterò questa pagina, ma lo farò. Quindi ti lascio la parola se vuoi chiaramente consigliarmi questa pagina e poi, visto che ormai siamo alla fine, salutare anche gli ascoltatori che ci hanno seguito questa sera e ricordiamo poi dopo, vabbè, ricorderò io tutti i riferimenti del podcast e quant'altro. Prego David, ti lascio la parola per queste battute finali e poi chiaramente ricordati anche di consigliarmi la pagina. Come chiudiamo? Le pagine che consiglierei? Vabbè, io seguo i walkie-talkie, che ha più o meno 22.000 fan, e penso che sia la pagina più interessante di Facebook, proprio la numero uno in assoluto. Poi trovo molto divertente anche le foto che hanno segnato un'epoca. Questa pagina sta Sì, andando veramente parecchio. infatti la sto seguendo da un po' di tempo, non ricordo se io ho già scritto, ma non lo dico così magari qualcuno. No, è mo molto interessante, è anche bella l'idea secondo me, se ci Sì. pensi, perché è immortala veramente le situazioni,
cioè, un concentrato veramente di storia, se vogliamo. Quindi mi piace molto l'idea. Vedremo se riusciremo a portarli. Anche commenti memorabili che fa Vabbè, ah veramente sì, commenti memorabili è fantastico. stupendo. Lì è un po' più strutturata, è un po' più complessa la cosa. Nel Furione mi dicevi anche qualcosa? Esatto. Sì, se si vuole andare un po' approfondire un po' l'ateismo, diciamo, che non è niente di satanico, ecco, giusto per chiarire la questione, c'è questa pagina che si chiama Il Calendatio, che sono dei miei amici che l'hanno creata, li conosco personalmente, sono persone veramente molto umili, ed è interessante un po' quello che sparano su quella pagina, fa veramente Tra riflettere, sì, è molto ispiratrice. l'altro è ironica anche la Correggimi se l'ho trovata subito se ho sbagliato, ma è loro, direi che sia la loro immagine di copertina dove c'è Pac-Man, giusto? Oppure no? Ho sbagliato pagina. Che me la ricerco anch'io il calendario. No, non c'è Pac-Man. Ah, sì, Adesso eccolo qua. Sì, ah, Alfio, ok, no. mi stavo usando. Sì, Sì, sono. ok, no, pensavo di essermi sbagliato. No, è veramente fantastica, sta, anche come idea, se vogliamo, mi piace, bella. Sì, ti lascio sempre la parola, David, così intanto ti ringrazio per avermi consigliato queste pagine che mi sono chiaramente appuntato, come faccio di consueto. Ti lascio la parola, chiaramente, se vuoi salutare gli ascoltatori, soprattutto poi i tuoi fan e tutta la truppa. Saluto tutti e ringrazio veramente i fan che seguono la mia pagina. Diciamo che sto cercando di dare anche modo di, non so, spero di riuscire a soddisfarvi. Ecco, questo è il Adesso mio. ti è venuta quest'ansia Sì, da esatto, sì, prestazione. adesso non riesco più a parlare, sono come un bambino timido adesso. Se fossimo davanti a una telecamera sarei già diventato tutto rosso, sicuramente. Il bello della radio è anche questo. Allora, stai con noi, ti rubo la parola per passare la palla a Saius, tu invece stai con noi altri 2 minuti, così passiamo anche noi ai saluti finali, visto che ormai è giunta l'ora. Prego, Saius. Grazie Luca, grazie all'ospite questa sera, molto interessante. Chiedo scusa se ho fatto delle domande prima, insomma, spulciando dalla pagina Facebook, ma È vero che quando... chiedi scusa per aver fatto le domande è tipo No, nel una senso che contraddizione no, no, alle no, potevano sembrare domande provocatorie, ma non lo erano perché cercavo di capire alcune cose. Bene, allora, cari amici, un caro saluto, insomma, si può sciogliere la riunione di condominio, come dico sempre, a fine trasmissione, caro Luca, mandando un abbraccio virtuale a tutti quanti e ricordando che questa puntata, chi volesse, insomma, riguardarsela oppure non l'ha ancora, non l'ha visto, è arrivato a metà, insomma, dell'intervista, lo può fare già da Facebook appena chiudiamo, che sono la pagina di Facebook già pronta, e insomma, e la possono condividere tranquillamente senza nessun problema. E poi da domani la registrazione verrà messa su YouTube. Ovviamente poi seguirà l'iter nelle repliche sulla web TV e sulla web radio. Un caro saluto, un abbraccio a tutti quanti, ti ripasso la palla, caro Luca. Ok, ti ringrazio Saiz, ma io ringrazio innanzitutto David che questa sera con Storie Zen si è reso disponibile a questa chiacchierata e veramente un grazie di cuore proprio perché ci hai dato la possibilità di conoscerti e anche in qualche modo anche farti conoscere non solo, come dico sempre, con i tuoi post, con gli aforismi e quant'altro, ma anche con uno strumento un po' diverso al solito, ovvero la radio, la web radio in questo caso, in cui dai, insomma, gli ascoltatori, i tuoi fan soprattutto, hanno avuto anche modo di sentire la tua voce, chi sei e cosa fai, eccetera. No? Quindi da questo punto di vista, diciamo, dai, missione compiuta ci fa piacere che ci hai raccontato tante cose. Ci hai raccontato tante cose veramente andando di palo in frasca, nel senso che è stata una puntata un po' diversa al solito anche per questo motivo. Trattando un argomento come questo, è ovvio che poi si andava veramente a conoscere soprattutto chi c'era dietro, anche proprio a livello di gusti, di passioni,
se vogliamo anche background culturale e anche musicale, perché abbiamo parlato anche di quello. Quindi dai, da questo punto di vista, veramente ti ringrazio per la tua presenza. Io chiaramente invito gli ascoltatori invece a sintonizzarsi sempre qui su radiosites.it giovedì prossimo, giovedì 9 marzo 2017, perché avremo ospite chiaramente un'altra pagina, sempre pescata da quel mare magnum di Facebook. Quindi mi raccomando, state connessi. Io, carissimi, vi auguro una buona serata e buonanotte, ma prima mandiamo l'ultimo brano di questa sera, sempre di questa artista che è Lia James. Il suo brano è Mistake. E col Mistake, cos'è, errore se non sbaglio? Spero di sì. Io vi do la buonanotte, caro David, caro Saius, cari ascoltatori. Buonanotte a tutti. Saius, dimmi quando vuoi partire col brano e ciao. Ciao a tutti quanti, brano partito! You don't know why, but I see it all in my head, yeah. And I just know that we are not worth it, yeah. I should have seen it, the way you were so quiet, and when it comes to if you think you can take my hand, mistake, 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 mistake.